benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Vi presento un articolo diviso in quattro parti dal titolo Il bello musicale, che è stato pubblicato nel 1883 in una rivista divulgativa di musica. Il bello musicale, parte prima. Molto diffusa è l'idea che la ricerca degli elementi costitutivi del bello sia opera vana e impossibile. Questa opinione è soprattutto accettata riguardo all'arte musicale, di cui le impressioni, mobili e fuggitive, sembrano stancare la pazienza dell'analizzatore. Noi crediamo che questo sia un pregiudizio. Certamente non diremo che tale studio sia indispensabile all'artista e che, senza far ciò, egli non potrà mai comporre un'opera ammirabile. Noi conveniamo, d'altra parte, che un dilettante può essere commosso e può ammirare senza saper dire le cagioni di questi sentimenti. Ma non è questa una ragione sufficiente per burlarsi di chi ricerca queste cagioni, questi motivi che producono l'impressione del bello? Allora bisognerebbe condannare tutta quanta la filosofia, perché essa non è altro che la ricerca dei principi. Del resto, i grandi artisti come Michelangelo, Leonardo da Vinci, Reynolds, Schumann, Schiller hanno approfondite le condizioni essenziali della loro arte e hanno cercato di formularle su libri. Un tale studio non è dunque né inutile né infecondo, e ci sembra che camminando a passo, dal conosciuto allo sconosciuto, si possa andare abbastanza avanti. E tale è il fine che noi ci proponiamo in questo studio. L'arte ha per scopo non soltanto di combinare gli elementi che impiega secondo le regole in uso, bensì deve tendere ad un risultato più nobile, la realizzazione del bello. Comporre della musica vuol dire accozzare dei suoni, degli accordi, immaginare delle melodie. Ora ciò non è punto sinonimo di scrivere della bella musica. In tutte le arti si è trovato un metodo secondo il quale le generazioni successive hanno continuato i loro esperimenti. È il mestiere che ogni compositore, che ogni ricercatore del bello deve conoscere, ma non è che un mezzo. Questi materiali, queste regole di già preparate, sono a disposizione di tutti. Nulla di più facile che mettere in opera questi elementi diversi. Il primo venuto può combinare dei colori, modellare l'argilla nelle forme, mettere insieme dei suoni, ma ciò produce un gioco volgare, privo d'ogni interesse per un'intelligenza capace di intendere il bello. Ma disgraziatamente molti scambiano il mezzo per il fine, questo gioco per la realtà. Si contentano di questa apparenza, di questa ombra, e chiamano bello ciò che di bello non ha che l'apparenza, la grimace. Per essi la versificazione è poesia, gli sgorbi sono pitture, e tutti i suoni male ordinati che colpiscono il loro timpano e agitano i loro nervi con un movimento cadenzato sono buona musica. E come in una lingua si può esprimere un pensiero volgare con maniere confuse, oppure con chiarezza e con forma incisiva una verità indiscutibile, così nelle arti, al lato di queste informi cianciafruscole, si trovano le opere meravigliose di Raffaello, di Tiziano, di Mozart e di Beethoven. Ora, se c'è differenza fra quella miserevole accozzaglia di suoni alla quale accennavamo e una melodia di Schubert, si può domandare in che cosa consista questa differenza. In altri termini, ci possiamo proporre di determinare quali siano per la musica i caratteri del bello.
e da principio poniamo questa questione. C'è una bellezza assoluta di tutti i tempi, di tutti i paesi? Ogni popolo ha una maniera di sentire l'arte, maniera che proviene dalla sua conformazione fisiologica e dalle sue abitudini. E lo provano le canzoni popolari, quelle sorte spontaneamente dal popolo, dal suo istinto musicale non ancora trasformato dall'educazione e che non sono i prodotti di una scienza che è sempre un tantino uniforme. Queste canzoni hanno spesso una fisionomia così accentuata, così originale. Esse sono emanazioni così pure del genio nazionale che potrebbero servire come la lingua stessa, come le linee del viso, la forma del cranio, di carattere, alla etnografia per scoprire il legame che unisce le razze. La musica, avendo un rapporto diretto con l'organismo fisico, ne viene che ogni popolo abbia una sua musica particolare. Quella dei cinesi non somiglia a quella degli europei. E anche fra questi ultimi gli è facile distinguere la musica tedesca dalla musica italiana. Le orecchie meno esercitate saprebbero distinguere una tirolese da una canzone spagnola e saprebbero determinarne con esattezza sufficiente le differenze di carattere. Col progresso della storia e con le scoperte geografiche ed etnologiche, non si possono stabilire le regole del bello che per quei popoli dotati della stessa organizzazione fisiologica. E anche in queste condizioni si è forzati a riconoscere che evidentemente l'arte non è immutabile e che essa si modifica secondo le epoche ed i mezzi. Poiché cambia l'umanità, è ben naturale che cambi anche l'arte. La musica attuale, come piace ora agli europei, non è quella che amavano i greci, né quella che dilettava i principi del Medioevo. Il principio che modifica l'organizzazione interna dell'uomo e le sue facoltà psicologiche ha modificato anche il suo orecchio e le facoltà estetiche che vi corrispondono. E come noi ci trasmettiamo i tratti fisionomici di padre in figlio, da razza a razza, così si possono trasmettere qualità intellettuali, siano esse naturali o acquisite con l'educazione o col perfezionamento di certi organi. Il gusto di un'epoca si riflette in tutte le arti e in tutto ciò che loro concerne, negli ornamenti, nei mobili, nei costumi e naturalmente anche nelle forme musicali. Egli è evidente che se in un dato momento storico si costumava vestirsi in una certa maniera o parlare una certa forma di linguaggio, si è dovuto avere anche delle forme musicali particolari. La moda e il gusto del giorno si insinuano anche laddove nessuno si immaginerebbe di trovarli. Così David e i pittori della sua scuola, pur ispirandosi esclusivamente all'antichità e riproducendo i greci e i romani, non hanno potuto guardarsi, evidentemente, a loro insaputa, di dare alle loro figure i caratteri che ne fanno dei greci e dei romani del secolo XIX, del primo impero o della Restaurazione. Le loro statue d'Achille portano la barba tagliata come si usava allora e le loro ninfe passeggiano per Oseti con le scarpine abbottonate. Se le tonalità del canto dell'età di mezzo non sono usate dai compositori moderni, è senza dubbio perché l'organo uditivo, con la facoltà psicologica che gli corrisponde, è stato successivamente modificato dall'educazione e il bello musicale è inteso oggi tutt'affatto diversamente da allora. Ciò non vuol dire che non ci siano dei belli effetti in quella musica. Col desiderio di novità da cui siamo sempre tormentati, è possibile che si tornerà a dare alla musica
quelle tonalità che oggi sono del tutto fuori d'uso. Del resto, i cambiamenti incontestabili che si operano nel gusto artistico da un'epoca all'altra si fanno naturalmente per sfumature, per nuance quasi insensibili. Ciò che invecchia non sono le qualità fondamentali, ma le formule, gli accessori, gli ornamenti. Ogni tempo ha il suo stile. Le forme che si immaginano in un dato momento piacciono per la loro novità, come certe tinte nei tessuti o certi ornati nelle decorazioni. Si mettono dappertutto, fino a stomacarne il pubblico, e la preoccupazione di riuscire a questo genere di effetto nuoce alla ispirazione e spesso la falsa, circoscrivendola in campo troppo ristretto. Per guisa che, quando il pubblico è stanco di questa forma, l'opera tutta intera, fatta per soddisfare i capricci d'un momento, non avendo in sé nulla che le assicuri vita durevole, cade e dispiace alle generazioni successive che non ci vedono altro che un ridicolo arcaismo. Oltre a questo gusto generale di un'epoca che si chiama di moda e che cangia i caratteri del bello, senza farlo totalmente sparire, esiste una seconda causa che esercita una grande influenza sulle forme musicali, ed è il predominio del tale o del tal'altro sistema estetico nei compositori. Così è chiaro che tutto quanto è stato scritto da Gluck e dai suoi discepoli risente delle dottrine dalle quali gli autori sono partiti. La maniera nella quale Wagner, che ha rinnovellato le teorie di Gluck, intende l'opera, è interamente opposta ai caratteri di bellezza che si riscontrano nelle opere di Rossini o di Herold. Ciò che vuol dire essere il bello molto complesso, molto variato, e di cui i tratti generali variano sempre. Come possiamo dire di una statua e di un fiore, che sono due cose belle senza che ci sia fra loro il menomo rapporto circa le loro forme e circa l'effetto che producono sui nostri sensi, così noi possiamo dire altrettanto di due composizioni musicali assolutamente dissimili. Si può in musica preferire i tedeschi agli italiani. È questione di organismo, spesso di sensazione, di educazione e di abitudine. Ma questo gusto particolare non ci impedisce di apprezzare, nei maestri delle due nazioni, ciò che costituisce i caratteri generali del bello. Se noi ammiriamo Mozart, noi possiamo, senza contraddirci, riconoscere in Beethoven un potente genio e trovare ancora il bello sotto le forme diverse di Meyerbeer o di Verdi. Questa verità generale che i caratteri del bello sono indipendenti dalle forme che li manifestano si svilupperà sufficientemente, speriamo, nell'analisi che facciamo. Noi verremo ora a determinare quali sono le condizioni del bello nell'elemento il più semplice della musica, nella sua stessa materia, nel suono.